Ragazzi, allora, buonasera a tutti, e un buon sabato e una buona serata. Allora, iniziamo con questo video dove approfondiamo della partita di stasera, perché c'è il Bologna che deve ancora giocare e quindi io dico subito con questo video adesso che dovete fare prima l'iscrizione su questo canale, se non l'avete ancora fatto, e iscrivetevi, like e attivate tutte le notifiche per non perdere i prossimi contenuti, ok? Perché noi abbiamo pareggiato questa partita, e meno male, però va bene così. Ok, un punto guadagnato e tutti a casa. Ok, quindi fate i commenti soprattutto, ma mi ordino di stare attenti come scrivete. Ok, quindi mi raccomando, perché arriviamo a meno 19 da Inter, dalla capolista, dove il Bologna sta a meno 4. Ok, quindi questo è tutto, però iniziamo a parlare della prestazione dei ragazzi, perché Szczęsny ha visto una partita e va bene, così come i vari Bremer, Danilo, oltre Angatti che si è fatto ammonire e va bene, ottimo. Un ottimo cambiato abbiamo visto, e un ottimo McKennie e Locatelli, ok? Vlahovic, un fantasma in campo, e ci metto Chiesa. Quindi questo è tutto, perché questa è la rosa che abbiamo, oltre ai vari Ealing, ok? Che ha giocato bene. Che pure Alcaraz soprattutto. Quindi questi sono i nuovi arrivati. Quindi bene così, e poi domani vi farò il giorno dopo, perché questo è un pareggio amaro, e quindi io me la prendo con la squadra, perché ha voluto pareggiare e questo non mi sta bene, perché Allegri deve cambiare qualcosa. Quindi ha messo Iniz per fortuna per Chiesa, che secondo me questo è il problema, perché non riusciamo a segnare e non riusciamo a vincere, quindi questo è il motivo della partita, ok? Quindi mi raccomando, è sempre fino alla fine. Però ricordiamoci che dovete fare la massima condivisione su questo video, come sempre, e mi dico di più, ok? Perché l'Inter sta barando il campionato così, perché non poteva iscriversi. E invece l'hanno molto far inserire nella lista della classifica, e io non ne vado fiero, perché sono loro i primi quando vengono a giudicarci, e io non ne vado fiero, ok? Quindi questo è tutto, quindi mi raccomando, perché loro sono i ladri prima di tutto, e poi sparano delle altre squadre, specialmente contro di noi e contro il Milan. Quindi occhi aperti per domani, cari milanisti, e mi dico che dovete vincere. Mi raccomando, così l'Inter pareggia. O se perde, saremo noi a giudicare prima loro, perché loro ci hanno messo in questa condizione qua. Quindi mi raccomando, ok? E sempre forza Juve.